Buonasera, qui si continua a parlare di riforme istituzionali e intanto si naufraga negli scandali. Qualcuno dirà che non c'è connessione fra una cosa e l'altra, invece la connessione c'è, è strettissima. Per quale motivo molta gente di buonsenso, io spero quasi tutta, vuole le riforme istituzionali a cominciare dalla riforma della legge elettorale? Perché spera che un nuovo sistema elettorale ponga finalmente un freno, una diga al dilagare della onnipotenza dei partiti, la cosiddetta partitocrazia. La nostra Costituzione dei partiti parla assolutamente di straforo, non gli dà nessunissima, non li riconosce come enti pubblici, sono dei semplici enti privati. Però la nostra classe politica ha fatto del partito una specie di totem intoccabile e gli ha attribuito tutti i poteri con in più un diritto, il diritto di abusarne. Cosa succede di un partito quando ha tutti i poteri col diritto di abusarne? Diventa una mafia, è inevitabile. Di che cosa si nutre la mafia? Si nutre di tangenti, ed è quello che esattamente che è successo. A questo punto, cioè quando si scoprono queste tangenti, il che avviene in un caso su 10, c'entra di mezzo l'autorità giudiziaria con le sue leggi e le sue manette. Ecco, quello che ci ripugna è che per mettere un controllo all'autorità politica ci sia bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria, cioè che alla fine noi avremo le riforme istituzionali non per via politica ma per via giudiziaria e processuale. Questo ci allarma anche perché, come avrete ben capito, la mia opinione dei politici è molto bassa, ma quella dei giudici non è migliore, perché anche i giudici sono stati corrotti dalla partitocrazia, lo dimostra il semplice fatto che molti di loro ostentano la tessera di partito. Un giudice che ha venduto la propria imparzialità ai partiti è un giudice che prima di processare gli altri dovrebbe essere processato lui e cacciato in galera. Lo so che a dire queste cose si possono avere dei dispiaceri, ma io di dispiaceri in vita mia ne ho avuti tanti, che uno più o uno meno non mi fa nessunissimo effetto. Grazie, buonasera.